Wattai a tutti ciurma e benvenuti ragazzini in questo nuovissimo episodio su Call of Cthulhu. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno. Finalmente ragazzi, io e Rodrigo siamo riusciti a ritrovare il nostro microfono, quello buono, perché non sapevamo che fine avesse fatto. Però era dentro una borsa nascosta, lasciamo perdere ragazzi. Per cui magari d'ora in avanti il mio audio un pochettino migliorerà, perlomeno questo mi auguro. Che dire, la volta scorsa ci siamo, o perlomeno mi sono letteralmente cagata addosso in un certo momento ragazzi, perché c'è stato uno spavento totalmente inaspettato che mi ha fatto saltare il cuore, insomma alle palpitazioni tipo 3 miliardi. Dopo aver quindi superato quel tratto di allucinazione, perché secondo me era un'allucinazione, non ci resta finalmente che tornare all'interno del reale Riverside Institute ragazzi, per andare a cercare la dottoressa che era stata catturata, diciamo così, da Fuller. Per cui non perdiamo più tempo e andiamo a continuare. Intanto che attendiamo pazientemente che il caricamento finisca, volevo appunto ragazzi ricordarvi che ho cominciato a fare live su Twitch. Vi lascerò il link qua sotto in descrizione. Se avete intenzione di chiedermi che giochi porto ragazzi, diciamo che porto giochi un pochettino random, insomma quelli che capitano. Potrebbe essere insomma un pochettino di tutto. Avevo incominciato a portare Overwatch ragazzi, ma la prima live che ho fatto su Overwatch alla fine si è interrotta così improvvisamente perché il computer non ce l'ha fatta più, e quindi Overwatch perlomeno per adesso è da scartare. Potrebbero essere giochi tipo Rocket League o tipo League of Legends o anche altri insomma giochi un pochettino random. Ieri ho fatto un pochettino di live su Crash Team Racing, per cui se vi dovesse interessare ragazzi vedermi giocare in live, trovate appunto il link all'account qua sotto. Grazie, sembrava un messaggio pubblicitario. Oh, finalmente ragazzi, ci siamo, ce l'abbiamo fatta a superare questo maledetto cancello e non ci resta che appunto trovare la dottoressa Colden ragazzi, per cui corriamo di sotto, anche se correre sinceramente mi fa un po' paura, perché dopo l'ultima volta che io stavo andando così spedita e così sicura e mi sono presa quello spavento, non è che... Quant'era lunga sta scalinata? Ma qua stiamo sconfinando veramente nella follia più pura. Adesso ragazzi, io che dovrei fare? No, cioè sinceramente, dopo l'ultima volta, io ho troppa paura, va bene? Ho troppa paura, proviamo ad entrare. Ok, perché... E io che dovrei fare, no, sinceramente? Mamma mia, ma che è sto posto? No, no, seriamente, ragazzi. Non c'era la lanterna, non c'ho niente. Che cosa dovrei fare? Cioè, se non pensare che qua stiamo sconfinando nella follia più totale, perché mi pare ovvio che questo... What's going on? It never ends. Appunto, stavo per dire Ed, che mi pare ovvio che questo corridoio non possa essere realisticamente così lungo. È infinito. Siamo folli, siamo pazzi, già totalmente fuori di testa. Ehi! Oddio, no. Damnation. That's me. Oh! Oh! Oh, oh, calma, 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 calmati Ed, che mi fa venire una sincope, mi fa venire una sincope pure a me, oddio, mi sto sentendo male, calma, 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 mi sto sentendo male, oddio ragazzi, no, è da panico, mi fa paura tutto questo a me, mi sta fa troppa paura, dottoressa. Pierce, I found her. I finally know what's going on. You must live and find the truth. It is already too late for me. Oh no, che cold fatto. What's going on? No, non was è normale. Hallucination. Non è normale, Ed, ma tutto qua è un'allucinazione, non te ne rendi conto? Che non riesco più a capire qual è la realtà. Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment.
Stop whatever the hell you're doing and turn around now. Che le ha fatto? No, it can't be. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer! This madness must stop! Oddio, Gesù. Holden? Ma sera? Ma che cavolo? Ok raga, sto gioco mi sta stupendo più di quanto non mi sarei aspettata, perché è veramente in grado di non farti più capire ad un certo punto dell'esperienza di gioco cosa è reale e cosa non lo è. Ma è morta. Holden? Ehi? Dottoressa, che cosa le ha fatto? Un attimo fa mi ha fermato, è stata lei a fermarmi. Stavo per ammazzare quel folle di Fuller. Ma perché ci sono sempre figure che ricordano polipi? Ehi? C'è qualcuno là? Oddio. Di nuovo. Vabbè. Ma cosa pretendete ancora da me? Ok raga, non sta correndo, eh? Non sono io. Ok, no. Ormai siamo andati, è la fine. No, io là non ci vado, eh. Ah, no. Non ci andare. Questo è il risultato migliore che ho trovato. Ma che cazzo? Ma te stai zitto, mi parla il telefono, raga. Io già mi sto a spaventare. Mi sono sentita una voce qua. Ok, l'affresco era di lui, infatti. E questo è il seminterrato di Fuller. Non andarci, Ed, non andarci! What did they do to you? Ci sto a credere, è ancora viva. Can you speak? What is this? Is it? Ok ragazzi, è un momento importantissimo di questo gioco. Gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Huh? Are you feeling ill? I'm here, but no. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's of the oldest green. A violent living, vibrant. A sea green, maybe. No.
Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Oddio, Gesù. Oh, fermi un attimo. Cos'è sta roba? Requisito di San valido. Cos'è sta roba? Non lo so. Sinceramente, ragazzi, non so. Quello di psicologia non possiamo, perché evidentemente... Io non ci avevo più dei punti personaggi, adesso che ci rifletto. Non lo so, fatto sta che questo è disponibile. Non so cosa diavolo significhi, ma proviamo ad usarlo. I have seen the same color. It was not as vivid as you said. Fluirà sul nostro destino. Discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible, terrible consequences. All right. Come with me. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. Ok, ragazzi, abbiamo... It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Tutto ciò è assolutamente incredibile. You mean the guards? This way. Follow me. Abbiamo trovato Sarah Hawkins ancora viva. Questo è incredibile, ragazzi, d'accordo? What the... Oh, no. Ah, merda! Corra! Lei già era avanti a noi, a posto. Non ci ha manco aspettato. Si muova, Sara, si muova! Che c'è? Ok. Wait. The machine. Huh? It's the green. The decaying one. The gas. Yes. It's not good for living beings. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it! Ma di che sta parlando? Signora Sara, lei si deve rendere conto, anche se la vedo molto difficile la cosa, che qui è caso di andarsene! Che diavolo dovrebbe voler fare? Oh, il torto sarà riparato, ma di che diavolo sta parlando? Signora Hawkins! Maledizione. Ok, proviamo ad usare l'accendino, che se no mi sa che qua... Ok, questa possiamo girarla? Ecco qua, lo sapevo. I'd be better off finding a tool. Quindi dobbiamo chiudere sto benedetto gas. Che attrezzo dovrei trovare, no, seriamente? Vediamo un po' se c'è qualcosa che ci serve. Questo! Ok, attizzatoio, vai, usalo pure. Ed, tac. Oddio, che schifo. Oh, Ed, che hai fatto? All right. That should do it. Let's move. Chi è? Where the hell do you think you're going? Oh, ma c'è giorno... I'm not hit no more, you bastard! My wife, you owe me obedience. Leave her alone. We're leaving this crazy island. Oh, merda, Gesù. You are going nowhere. Don't get between me and my wife. No! Ed! Vabbè, però... Ed, non te la vorrai far portare via? Alzati, forza! Nobody tells me what to do with my wife. Oh! Dale, dale! Oh, merda. Non è passato niente. Ecco qua, adesso sviene. Aiuto! Why should I let you take her away? When I could snap your neck. Tu non mi uccidere, non posso. Non sei in grado di proteggerla. For her safety was throwing her in this rat hole. I hid her well enough. You let Fuller play with her.
stop. I did everything I could to protect her. Ah, questo non chiama proteggerla. Her power is what threatens her. What? Sarah has seen things, has made things you can't even begin to imagine. Would you still save her if I told you that she is even more dangerous than I am? L'unica. She needs help. No. È molla! Mi sto strozzando, ragazzi. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. And the cult will always be here, waiting for her. Then we get rid of its members. You are out of your league, Detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power. And the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah. Ok raga, è tutto estremamente confuso attualmente nella mia testa, ok? Stiamo per entrare nel capitolo 9, di ritorno alla villa degli Hawkins. Dopo la morte della dottoressa Colden, Ed, in preda alle allucinazioni, si è addentrato nel Riverside Institute fino a imbattersi in Sarah Hawkins, viva e prigioniera del dottor Fuller. L'ultimo confronto tra Charles Hawkins e sua moglie ha svelato che l'uomo, sotto il suo aspetto mostruoso, ha cercato di proteggere lei dall'influenza del mito. Pierce ha ricevuto un avvertimento: se Sarah dovesse soccombere al richiamo dell'occulto, perderà ogni briciola di libero arbitrio e il culto potrà portare a compimento il suo piano, evocare un dio antico e malvagio. Pertanto Ed deve scoprire di più riguardo le intenzioni di Sarah Hawkins e deve trovare un modo per proteggerla. Ok, questo è chiarissimo, quindi è assurdo, ragazzi, perché appunto Charles Hawkins ce l'hanno fatto vedere come un mostro, ma a quanto pare le sue intenzioni erano quelle di far sì che le cose non andassero di merda. In pratica forse ha fatto le cose nel modo sbagliato, perché appunto sta poveretta alla fine si è ritrovata vittima di quel pazzo di Fuller. Però è tutto assurdo, ragazzi, è tutto incredibile. Andiamo. No parent should have to bury their child, knowing it's me that put him there. The guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. Ecco, forse questo non è bene. Gesù. My work was what lured me here in the first place. It began showing me things. Things I never should have painted. Things Charles should never have seen.
What am I to you? Ok, è la scena dell'incidente, ragazzi. I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine. Come on, it's over now. Ok. Allora abbiamo dei punti personaggio. Attenzione. Abbiamo la bellezza di 8, ragazzi. Avrei potuto ricordarmi prima. Direi di darne uno a psicologia, uno a fiuto, uno a eloquenza. Dare un pochettino a tutto, ragazzi. Ok, diciamo che così almeno li distribuiamo abbastanza equamente. Per cui non ci resta che interrogare Sarah Hawkins, ragazzi. Ehi. Oh. Hey! How are si you, rivede, Brad? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean Dr. Colden. Oh. Have you had any news? È bene dire la verità, ragazzi. I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened. But I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? Come dovrei? She hadn't tried to help you. She might still be alive. Ecco, adesso si è pure arrabbiato con noi. Oh. Truly. It's that slug Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? Ecco qua. Ai 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 ai. Ma vedete, sta cosa qua che caspita significa? Io direi che Mary Colden non avrebbe voluto questo. You knew her better than I did, but don't you think that it would betray Marie's way of thinking? She spent her life saving lives. So wouldn't killing someone in cold blood be contrary to her convictions? Yeah. You're probably right. Oof. We must do something for those who are still alive, Bradley. Mm-hmm. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're the voice of reason. Meno male, ragazzi. Siamo riusciti a calmarlo. Grande. Perfetto, perfetto, perfetto. È di sotto. Andiamo, va. Vediamo cosa ha da dirci Sarah Hawkins. Oh, Drake. Mr. Pierce. We were waiting for you. Buongiorno. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Okay.
Beh, comunque è bene che ci sia qualcun altro ad aiutarci. Poi questo qua, ragazzi, è un esperto dell'occulto. Avevamo deciso appunto di accettare il suo aiuto proprio per questo motivo. Bene, è il momento, raga, di parlare con Sarah Hawkins. Accomodiamoci. Different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce, but I can't come back to Boston with you. No, accusarla di sta roba, ragazzi, mi sembra brutto comunque. Boh, proviamo a dire questo. C'è un culto a Darkwater. I saw everything. The tunnels under your house, the rituals, the secret society. I must get you out of its reach. I know how dangerous they can be to me. But first, there's the Wanderer. I must find it and kill it. Okay. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. Accidenti. Perché questo, boh, ma capi che significa. Che non so cosa mi farà dire, quindi nel dubbio dirò deve esserci un modo per combatterlo. You've recovered from yesterday's condition. That must mean you can fight it. We must find something that will stop you from relapsing. Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Mi sa che era la cosa migliore da fare, ragazzi. Che altro possiamo fare? Cioè, lei non si può di certo... Non può volere fare quello che non vuole fare, nel senso, se lei ha intenzione di restare qui, deve restare qui. Was Sarah Hawkins telling the truth? Attenzione, perché io sono venuta a curiosare qua per sbaglio, perché pensavo che fosse la stanza giusta, e invece adesso Ed si chiede se Sarah Hawkins le avrà detto appunto tutta la verità. What kind of ritual was she preparing? Se lo potessimo sapere. Was the painting of the Shambler displayed here? Chi lo sa, probabilmente sì, l'avrà evocato così? Può essere. Oddio, ok. Calma. Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. L'avrei evocato lei, allora. How did she survive her encounter with the Shambler? Knowing Mrs. Hawkins, I bet she was willing to fight. Sì, ma perché evocarlo allora, scusa? Charles Hawkins was ready to do anything to protect his wife. Oh mio Dio, ha sfondato la porta. L'ha evocato lei allora? Perché? Perché mai? La magia fallita. Perché mai, ragazzi, allora avrebbe dovuto evocare lei stessa l'errante attraverso il suo quadro? Bella domanda. Si dovrà scoprire prima o poi, no? Ehi, c'è qualcuno qua? Minchia com'è scura sto posto. Vabbè, ci sono tutte le tende tirate, giustamente. Però non c'è nient'altro. Va bene. Oh mio Dio. Ok, questo è lo studio di Sara. Vabbè, l'ufficio di Charles Hawkins evidentemente non è qui. Eccoci qua, sì. E qui. Ehi, Drake. See you again. It's you. I'm here for her, not you. I don't care. Questo è il bene che mi vuoi. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process.
Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. Ok, per cui Charles Hawkins era andato nel negozio di Drake appunto per rubare questo amuleto, che continua a non sapere questo che diavolo vorrà dire, e che comunque Ed, ragazzi, è estremamente sospettoso nei confronti di sia di Sara che appunto di Drake, quindi non è che si sta fidando totalmente, è stato lei comunque a vendere il pugnale a Sanders. The dagger with a strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? Sì, sì. If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? But yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. Ok, proviamo ad usare sta frase qua in giargianese, ragazzi. What is the true nature of the Necronomicon? I see that you are interested in my precious book. Ogni volta che scegliamo questo, ragazzi, esce la scritta che influirà sul destino. The occult, Mr. Pierce, written by Abdul Al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy, given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University, the work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. Errante dimensionale? This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift, a connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture, in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. Immagino che abbia un piano per sbarazzarsene, non so a cosa si starà riferendo. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. Oh. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature. And to be able to do so, I need the key to Hrie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Ok, perfetto. Quindi quello che ci resta da fare è trovare sto benedetto amuleto che io tra l'altro l'ho visto in una delle stanze. Era di sopra. Era nella stanza in cui c'è stata quella sorta di rito, ragazzi, se non erro. O è questo qua? Aspettate, perché qua anche ce n'è uno. No, ma non è lo stesso. Eccoci qua. Eccolo qua. È lui. Ah! L'orecchio. Sì. Sì. C'è quell'altro... Ci sono appena stata, ragazzi. Schizzo di una natura morta, ma... Era di qua. È una caccia al tesoro. Questo video probabilmente, ragazzi, durerà un po' più del solito, ma... Visto che ormai siamo in ballo, dobbiamo continuare a ballare. Eccolo qua. È dentro sto cofanetto?
È stato qua dentro tutto il tempo. This fantastico. Drake was looking for. What the fuck? C'abbiamo pure le visioni del futuro. Mio Dio. Va bene ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita, direi di interromperci qua. La prossima volta riprenderemo esattamente da qui, andremo a consegnare l'amuleto che abbiamo trovato al carissimo Drake e vedremo dove tutto questo ci condurrà. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!